Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 6 giugno. Il Vangelo di oggi ci presenta la terza ed ultima parte della preghiera di Gesù, in cui viene manifestato il grande desiderio di unità che compie la preghiera dei figli. Unità, infatti, così come Gesù intende, non significa uniformità. Ma significa piuttosto rimanere nell'amore, malgrado le tensioni, i conflitti che possono esserci tra di noi, rimanere nell'amore. Questo ci unifica fino al punto di creare in noi l'armonia della Trinità. Perché, nonostante tutto, amiamo e cerchiamo di vivere quel modello di relazione che vive e che danza, generando la vita negli altri. Eppure, quante divisioni in noi e tra di noi, basti pensare alle divisioni tra cristiani, è un vero e proprio scandalo. Eh? Gesù ha pregato perché tutti siamo una cosa sola e noi, cristiani, cattolici, ortodossi, protestanti, siamo tutti divisi certo, recentemente ci sono passi di unione, ma nella storia siamo stati divisi. Quante divisioni anche nelle nostre comunità cattoliche, eppure. Gesù ha pregato perché fossimo una cosa sola. Eh, quanto dovremmo contemplare le parole di questo Vangelo? Non per capire, ma per entrare nella verità di cosa Gesù intendesse dire per unità. Essere una cosa sola con il diverso, eh, umanamente non è possibile. È possibile a Dio però, perché questo è proprio di Lui, Trinità. Eh, perché in lui è possibile essere una cosa sola anche se siamo diversi ma questo è un mistero è l'opera misteriosa che compie lo Spirito Santo misteriosa non perché nascosta ma perché riguarda Dio riguarda il mistero di Dio Trinità allora oggi chiediamo lo Spirito Santo perché possiamo entrare nel mistero di Dio di Dio Trinità eh, di Dio vita Dio che è relazione eh, e ci insegni a rimanere nell'amore una cosa è certa l'unità come la intende Gesù non è una questione di accordi e di compromessi ma è uno stato stabile di vita che ci stabilisce nel profondo ri rispetto e in una gioiosa collaborazione l'uno dell'altro eh, quindi nell'unità che Gesù chiede per noi c'è la nostra missione, il senso profondo del nostro stare al mondo. Allora meditiamo le parole di Gesù, sentiamole nel profondo del cuore perché l'unità, centro dell'ultima preghiera di Gesù al Padre, sia anche il desiderio radicato del cuore di ogni cristiano credente. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, versetti 20-26. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò. Non prego solo per questi, ma anche che per, per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro, tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro.